sera, come lo accendo? È già acceso? Sì. È già acceso? Sì! Buonasera. Buonasera a tutti. Inizio dicendo che non sono onorata perché questa parola ormai è troppo ridondante, ma sono davvero felice di essere qui questa sera con voi alla presenza di Eugenio Barba, che è indubbiamente un maestro per noi, alla presenza di Gigi De Luca, che è il direttore del Polo Biblio Museale, quindi un punto di riferimento assolutamente importante, e in questo spazio che non posso tacere, in questi anni ormai è diventata una specie di seconda casa per me. Oggi siamo qui a parlare di Isole galleggianti, le definisce Eugenio Barba, ovvero gli archivi dello spettacolo e della loro importanza. Parlo per prima io, che sono Maria Chiara Provenzano, mi presento, perché da 2 anni ormai mi sto occupando di studiare l'archivio del Teatro Coreia. Il Teatro Coreia ha un archivio storico, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, catalogato e conservato qui in questo spazio teatrale, in un'apposita stanza, che sono anzi 2 stanze, adibite proprio ad archivio. 2 anni fa Salvatore Tramacere, chiaramente, mi aveva chiesto di fare una chiacchierata per capire come poter valorizzare, diremmo con termini tecnici, questo bene, questo insieme di materiali, questo tesoro che è racchiuso in questo spazio teatrale. E abbiamo iniziato a fare dei pensieri, delle congetture su come rendere vivo l'archivio, come renderlo capace di parlare. Ecco, questa era proprio la nostra l'esigenza sulla quale concordavamo: come rendere un archivio che è composto prevalentemente da materiali cartacei e grafici, anche video in realtà, capace di dire qualcosa all'esterno, ad un potenziale fruitore esterno, sia esso uno studente, un curioso, uno spettatore che voglia entrare in comunicazione con questi materiali. Che cosa ci raccontano questi materiali? Ci siamo chiesti. Chiaramente in una situazione, chiaramente o forse non chiaramente, chiaramente magari per noi che ci abbiamo ragionato per molto tempo, in una situazione come questa noi abbiamo una grande fortuna. Io mi sono occupata in passato per il mio percorso di studi dottorali dell'archivio di uno scrittore, di un drammaturgo del primo Novecento, quindi non avevo sicuramente la possibilità di chiedere riscontro rispetto ad alcune problematiche o curiosità che avessi nei confronti di quei materiali d'archivio che necessitano di essere resuscitati, in qualche modo possiamo usare questo termine, rivitalizzati. In questo caso invece abbiamo una grande da studiosa ho una grande fortuna, che è quella di poter dialogare con chi quell'archivio l'ha prodotto. E non solo ha prodotto l'archivio, perché l'archivio chiaramente è un prodotto secondario, ma con chi ha prodotto quei materiali che vanno a comporre un archivio. E quindi farmi raccontare, prendendo dei documenti anche un po' casualmente, cioè io ho iniziato questo lavoro dialogando con Salvatore, sì, ma neanche troppo, perché subito ho voluto entrare in contatto con i documenti, i materiali conservati, per testare se avessero in autonomia una storia da raccontarmi, e poi confrontarmi con Salvatore e anche con gli altri membri di Coreia, in realtà non solamente con lui, perché la cosa straordinaria quando si ha anche a che fare con un archivio vivente come possono essere loro è quella di poter ascoltare più verità intorno ad una determinata storia, momento. E
Questa è una grande fortuna, chiaramente, per lo studente. Penso, no, in un territorio come questo, in cui c'è un'università, c'è un dipartimento di beni culturali con un corso di laurea in discipline delle arti dello spettacolo, quanto può essere utile allo studente in formazione poter avere una risorsa come questa che semplicemente aprendo dei faldoni ti permette di entrare in contatto con la nostra storia culturale, locale e con una storia nazionale e sovranazionale che è quella del teatro. Quindi un tassello di storia che chiaramente è locale perché è nata qui, ad Aradeo, lo sappiamo, insomma chi segue Coreglia lo sa che le radici sono lì, negli anni 80, nei primi anni 80. E da lì si è evoluta, insediandosi a Lecce in questo spazio straordinario, ma entrando in comunicazione, anzi accogliendo, che è ancora di più che entrare in comunicazione, realtà artistiche, non solo teatrali, nazionali e sovranazionali. E attraverso quei documenti ha la possibilità di ricostruire questo tassello di storia teatrale contemporanea, che è, ribadisco, ha levatura oltre che locale. Come passarvi la parola? Io ho portato un breve stralcio che può testimoniare quanto sia utile avere un archivio, almeno a mio parere. E ho voluto riprendere delle parole di Goffredo Fofi che avremmo dovuto avere oggi come ospite, manca, e quindi in qualche modo fare un omaggio anche a lui. In un testo, in un libro di Goffredo Fofi, del 1990, che è una raccolta di suoi articoli, pubblicati su riviste e giornali, parla della perdita di identità culturale attraverso tutti questi pezzi, questa miscellanea di pezzi già precedentemente pubblicati, e di prodotti culturali che lui ritiene più o meno validi, spesso non validi, e tra questi compare il libro in questione è Prima il pane, edito da EO. Parla anche di uno spettacolo. E dice: mi è capitato a vedere a poca distanza di tempo un bruttissimo film e uno spettacolo teatrale più che promettente, tratti entrambi da Tre sorelle di Chekhov. Il film non ci interessa quale sia, il lavoro teatrale è Amori del gruppo Coreglia di Aradeo, Lecce. È singolare questo gruppo Coreglia. Il nome greco rimanda al coro della tragedia, ma in grecanico, il dialetto della zona, significa qualcosa di embrionale e virginale, molto radicato in zona, figlio alla lontana di Eugenio Barba, anche lui del posto, formato da giovani del luogo e da più rari ospiti stranieri, insediato in una vecchia masseria con qualcosa di contadino e comunitario insieme, ma per fortuna non mistificati ed estetizzati. Il loro amore riguarda quattro personaggi in ambigua lotta dei sessi con finale rovesciamento o cooptazione dentro uno spazio solare di corte meridionale, un tantino lorchiano. Appunto di diverso c'è la sensazione di percezione del tempo, lento e monotono e di provincia, salvo soprassalti di rivolta, rincorsa, eccetera. Diciamo, non è tanto importante la recensione che Goffredo Fofi fa dello spettacolo Amori quanto un processo che da qui si può avviare per uno studente o per uno studioso. Trovo questo libro di Fofi, leggo questa recensione, mi parla di uno spettacolo che è, mi chiedo, com'è stato? Perché Fofi usa queste parole? Perché ne è stato catturato al punto da accendere un faro su una compagnia neonata amatoriale ancora all'epoca, i primissimi anni, i primi passi di Coreglia, ancora associazione. Come faccio a trovare delle informazioni in più su questo spettacolo? Fortunatamente Coreglia ha conservato i video dello spettacolo, le foto dello spettacolo, le recensioni pubblicate sullo spettacolo. Le recensioni pubblicate sullo spettacolo
i vari passaggi di produzione del copione dello spettacolo, quindi io posso ricostruire molto tranquillamente la storia dello spettacolo e vederlo, perché sebbene chiaramente i video del tempo non abbiano una qualità straordinaria per i nostri tempi, comunque io vedo lo spettacolo e quindi mi rendo conto del valore artistico di qualcosa di prodotto 30-35 anni fa, quasi, è dello storico di una compagnia, di un percorso artistico che si delinea, della parabola artistica di questa compagnia, del valore che ha avuto sin dagli inizi in questo territorio e di come, del progresso che questa compagnia ha avuto. Posso studiarlo, diventa un fatto, un documento che mi permette di creare una storia. Mi fermo qui, passo la parola a Gigi Luigi De Luca, scusate. Era una parte che avevamo. Ah, sì. Allora io mi taccio, passo la parola a Luigi De Luca, direttore del Polo Bibliomuseale, che è sicuramente di archivi ne sa più di me. Grazie. Intanto non è vero che ne so di archivi. In questa sala c'è gente che di archivi ne sa sicuramente più di me. Guarda il mio amico Donato. Sì, in realtà io trovo che sia assolutamente meritorio che un gruppo teatrale con una storia come quella di Coreia decida a un certo punto di costruire e digitalizzare soprattutto un archivio e in qualche modo mettere in salvo la propria memoria. Non è tanto importante perché questo ci consente di rileggere o di conoscere o di studiare la storia di quel gruppo, perché secondo me l'importanza dell'archivio non è strettamente connesso alla sua capacità di documentare un episodio, un fatto, una storia, una biografia, eccetera. Non sta qui l'importanza dell'archivio. L'importanza dell'archivio sta, secondo me, nella, sua capacità di creare connessioni. La nostra cultura procede sempre di più, anzi procede esclusivamente per connessioni. E l'importanza di salvare i documenti, di conservarli e di renderli fruibili sta proprio in questo, cioè perché questo ci dà la possibilità di avanzare con la conoscenza, con il sapere, perché la cultura procede per connessioni. E l'archivio ci consente, appunto, soprattutto l'archivio digitalizzato, ci consente di progredire, diciamo, e soprattutto di creare contesti. Faccio un esempio. Quando abbiamo riallestito il Museo Castromediano, ad un certo punto, d'accordo con la soprintendenza, eccetera, col comitato scientifico, eccetera, ad un certo punto abbiamo deciso di raccontare, diciamo così, il patrimonio culturale del museo non più dal punto di vista temporale, diciamo, ma per contesti paesaggistici. E abbiamo denominato, abbiamo, il comitato scientifico ha lavorato su questo e ha scelto di individuare nella storia del Salento sei paesaggi, sei contesti paesaggistici, parlo di paesaggi culturali, naturalmente. Un primo contesto è quello del mare, paesaggio d'acqua, il secondo contesto è il paesaggio di terra, paesaggio del sacro, paesaggio dei vivi, paesaggio dei morti, il quinto contesto, il sesto contesto è il paesaggio del teatro e dello spettacolo. Perché per la storia del Salento lo spettacolo, il teatro è un punto fondamentale. Una città con tre teatri antichi e poi con la storia, diciamo, del teatro che è inciso fortemente nella storia della sua cultura fino alla contemporaneità. Non a caso abbiamo deciso a un certo punto di salvare
le memorie e i documenti di Carmelo Bene per renderli appunto, per conservarli prima di tutto, per salvarli al pericolo di dispersione e renderli fruibili. E quindi Bene fa, diciamo, una realtà culturale, prima di tutto come quella di Correia, a mettere al riparo la propria memoria, ma come dicevo prima, non tanto per un'operazione di tipo autoreferenziale, ma soprattutto perché è un contributo al progresso della conoscenza e della cultura, per le connessioni appunto che uno strumento come l'archivio può costruire. Ma noi questa sera parliamo di Eugenio Barba e dell'Odin Theatre. E vorrei, la prima domanda che voglio fare a Eugenio parte proprio dal titolo che abbiamo voluto dare a questa serata, e che è appunto Isole Galleggianti. Sappiamo bene che Isole Galleggianti prende spunto da un testo, se non sbaglio, dell'85, Eugenio, e Isole Galleggianti era l'universo, l'arcipelago, ecco, più corretto dire l'arcipelago, dei gruppi teatrali che in qualche modo abitavano le periferie del mondo e che nell'Odin Theatre hanno visto un riferimento certo, perché diciamo, in qualche modo l'Odin rappresentava appunto un punto di riferimento coerente con il modo di fare teatro di tanti gruppi di culture diverse, in contesti diversi, in geografie diverse. E allora la domanda che ti faccio è perché Isole Galleggianti? Io ho cominciato come autodidatta con un gruppo di dilettanti, di ragazzi rifiutati alla scuola teatrale, e sin dall'inizio questa situazione, questa condizione mi ha molto marcato. Nel senso che, siccome ero stato escluso dall'ambiente professionale, ho pensato e ho cercato di inculcarlo anche ai miei giovani attori, che il teatro è necessario a chi lo fa, essenzialmente. Quindi, come trovare le condizioni per essere indipendenti? Essere indipendenti significa soprattutto poter trovare condizioni materiali che permettono di fare quello che vogliamo fare, in questo caso teatro. E noi l'abbiamo trovato in modo facile, perché durante la giornata lavoravamo, guadagnavamo il pane e la sera ci riunivamo alle 5 del pomeriggio e ne lavoravamo fino alle 10 di sera. In tutto questo non c'era nessuna idea di particolare di originalità, solo una preoccupazione di come conquistarci una conoscenza del mestiere, perché non sapevamo da qui l'importanza dei libri. Per me, siamo nel 1964, come migrante, per me uno dei luoghi dove ho trovato un rifugio importantissimo era la biblioteca dell'università dove andavo. Non a fare ricerche di archivio, per quanto io vedessi persone che andavano in una zona particolare alla quale si aveva accesso solo con permessi speciali, e sapevo che queste persone andavano a vedere le lettere di Obstfelder o di Ibsen o di Björnson o di Knut Hamsun, cioè sapevo che lì c'era una specie di luogo sacro dove solo alcune persone erano ammesse e addirittura queste persone quando andavano in questa zona si dovevano mettere dei guanti, cosa che è veramente molto particolare. Ma per me i libri sono stati, o direi la biblioteca, è stato un luogo di rifugio dove io mi sentivo sicuro in questo mondo dove tu puoi dialogare con te stesso, nello stesso tempo la sensazione
che tutto il mondo può dialogare con te. Con una serie di circostanze fortuite che hanno reso Lodi Gatred conosciuto e con l'esperienza veramente per noi dell'Odi Gatred travolgente, che ha completamente sconquassato tutti i nostri criteri di pensare e fare il teatro, cioè quando noi nel 74 siamo venuti qui a Carpignano, io pensavo semplicemente a creare quello che io chiamo un terremoto, cioè un cambio radicale di condizioni di lavoro nella mia compagnia, nel mio gruppo, in modo che tutta quella routine, che è necessaria, è importantissimo costruire una routine in un artigianato. La routine è quella che è la base, però questa routine comporta involontariamente anche una tendenza all'entropia. E quindi come scuotere le fondamenta, come capovolgere le dinamiche di gruppo, dove si è costretti con un terremoto a ricostruire, però sempre utilizzando l'esperienza che uno ha acquisito. E mi viene l'idea di venire appunto in una zona dove potevo provare un nuovo spettacolo, e grazie all'università, con la volta per me l'università è stato uno dei luoghi importantissimi, perché ho incontrato delle persone che o mi hanno insegnato determinate proprio, come dire, nuove visioni del mondo, oppure degli alleati, delle persone che mi hanno preso a cuore e mi hanno aiutato a formulare, ma non solo a formulare, che ritornerò, perché questo dell'università è legato appunto a quello che è stato già l'archivio. C'era un professore, si chiamava Nando Taviani, a quel tempo lui già era interessato a Lodi, perché stava scrivendo un libro su Lodi, ci aveva visitato a Ostebru, e fu lui, in realtà grazie a un giovane studente che conosceva, si chiamava Nino Calò, e poi diventò un uomo politico, anche sindaco di Carpignano, e insieme al suo gruppo di teatro anche, importantissimo, questo anche li vedete che significa avere un professore che è capace non solo di stimolare gli studenti, ma anche di agglutinarli e stimolarli a fare attività teatrale. Nando Taviani era riuscito a incontrare i giovani studenti con Gino Santoro, con Giuliano Capani e altri, e loro avevano creato questo gruppo teatrale che si chiamava Oistros, molto attivo, molto impegnato politicamente anche, nel frattempo c'era l'animazione nelle scuole, e questo gruppo Oistros ci aiutò, mi aiutò a me e a uno degli attori che venne qua giù a trovare delle... arrivo alle isole Greggiante, non l'ho dimenticato, ma invece di arrivare davanti voglio mostrarvi il cammino che mi ha portato alle isole Greggiante, e dovevo andare a visitare, a trovare questo posto dove l'Orientale poteva vivere a buon mercato e preparare il suo spettacolo. E ricordo che c'erano quattro villaggi, che uno era Veglie, che mi piace moltissimo, poi vi era Cavallino, poi c'era un terzo che ho dimenticato, orribile, e il quarto invece era Carpignano. E perché sono andato a Carpignano? Per due motivi: uno, perché era il più piccolo; secondo, perché Carpignano a quel tempo la metà della popolazione, o quasi, tra questi ultimi uomini, erano in emigrazione, Svizzera, Francia, Belgio, Germania, e quindi era quasi un paese solamente di donne, vecchi, bambini, pochi ragazzi, e poi perché c'era appunto Nino Calò, che garantì per questo gruppo di stranieri che veniva, ora nel 1974, credete, il Salento era veramente molto differente da quello che era ora. Per cui Nino garantì e noi riuscimmo a affittare delle case.
L'esperienza di Galpignano, che cambiò profondamente, con la Marx conosce, le solite barate e tutto, mi portò anche alla scoperta di moltissime una situazione in Italia, che io non conoscevo, vivendo in Danimarca, di gruppi teatrali che sorgono negli anni 70. E molti di questi attori e registi vengono a Carpignano a trovarmi o a trovarci, e lì mi rendo conto che per me il teatro sempre era stato un grande edificio dove si fanno spettacoli con dei testi e degli attori che hanno fatto la scuola di teatro. Questo era, che io provenissi dalla cultura dei dilettanti, e poi ero riuscito, grazie a questo, a dei politici danesi di questa cittadina, a crearmi la mia piccola compagnia. Lo consideravo come un'eccezione, ma qui a Carpignano mi rendo conto che in Italia, dopo il 68, come in tutta Europa lentamente, si sta sviluppando tutta una nuova cultura teatrale, tutta una generazione che si avvicina al teatro non perché vuole fare arte, ma perché vuole trasformare il mondo. La consapevolezza politica o estetica o direi trasformativa di quella generazione è incredibile. Penso che è l'unica nella storia del teatro di incontrare una recensione che pensa a questo mestiere come un veicolo di trasformazione o della società o di se stessi. Tanto vedo che i quattro santoni o i quattro punti cardinali che orientano tutta questa generazione sono per il teatro politico Brecht e Dario Fo, e per il teatro della trasformazione personale è Artaud e Grotowski. Ci sono due esempi, ci aggiunge già un esempio importantissimo di un gruppo che aveva cercato di realizzare proprio questa trasformazione, la viveva, ed era il Living Theatre. Johnny Beck e Judith Manina con il loro gruppo erano riusciti a diventare per questa generazione un punto importantissimo, concreto, di vita teatro che si svolgeva sia negli Stati Uniti come anche in Europa, come anche in Sud America, quando poi alcuni di loro sono andati in Brasile. Quindi vi rendete conto che negli anni 70, io qui a Carpignano, mi rendo conto di che esiste questa nuova cultura dei gruppi, con tutta una nuova proprio una nuova tecnica, un nuovo saper fare, e soprattutto relazioni dinamiche di gruppo e un modo di rivolgersi o di intervenire nella società, un altro modo di trattare lo spazio, relazione con gli spettatori. Tutto questo io lo vivo qui a Carpignano, subito dopo, quando vado in Sardegna a Ololai, perché cerco di ritentare una nuova esperienza basandomi sull'esperienza di Carpignano in Sardegna, in Barbagia. E poi arriva nel 76 quello che anche sarà importantissimo nella mia vita, cioè l'incontro con l'America Latina. Io arrivo in America Latina invitato a un festival che credo sia uno dei tanti festival come li conoscevo in Europa, e invece arrivo in un festival dove ci sono solamente gruppi di teatro, perché tutta l'America Latina non ha una tradizione teatrale come qui in Europa lunga diversi secoli, con teatri tradizionali che finanziati dallo Stato, dai municipi. E il teatro sorge negli anni 60 soprattutto nelle università, dai giovani studenti che sentono avvicinarsi il periodo di dittature e cercano di lottare. Poi tutti gli anni 70 cominciano le dittature in Cile, in Uruguay, in Argentina, eccetera. Ma lì il teatro sono gruppi teatri. Ci sono in alcune capitali, come Buenos Aires, come Mexico City, come Rio de Janeiro, grandi teatri commerciali straordinari, ma la maggior parte, il 98% dell'attività culturale, teatrale, è fatta da gruppi teatrali. Ora, detto questo, io direi che anche in Italia oggi il teatro è fatto per il
per la maggior parte del tempo, da progetti o teatri come questo in cui ci troviamo, che non è un teatro finanziato dalla città, non è un teatro finanziato in modo continuato. Questo è un tipico esempio, ci troviamo qui a Coreglia, di un teatro che soprattutto produce non solo spettacoli, non è specializzata a produrre, ma è specializzata a produrre processi culturali. Allora nei processi culturali è molto diverso dalla qualità artistica o dai risultati artistici, perché tu puoi fare qualcosa straordinario a livello artistico, non lascia nessuna traccia. Ma se tu fai, per esempio, un progetto che coinvolge o una scuola o un'associazione di ciechi o delle persone escluse, tu cominci a cambiare, cominci veramente a cambiare certe dinamiche, certi modi di pensare del posto. E questo lo posso dire, affermare, perché dopo 55 anni in un paesino, una cittadina, con le nostre bro, che quando noi arrivammo la popolazione rifiutò in blocco lo di teatro, eravamo stranieri, non parlavamo la loro lingua, facevamo un teatro che loro non capivano nel 66. Quello non era teatro, soprattutto in una stanza vuota, loro erano abituati al palcoscenico, loro erano abituati a delle poltrone comode, quello era il teatro, e a vedere uno spettacolo con un testo che capivano. Qui c'erano degli stranieri, non capivano quello che dicevano, facevano cose stranissime con il corpo e soprattutto entrando in una sala nera dove disorientati non sapevano, proprio erano terrorizzati. E infatti, per anni, tutto questo per dirvi che questa generazione che arriva e che pensa in categorie non solo di spettacoli, di fare spettacoli, arte, ma di produrre cultura. E cultura significa cambiare i modi di pensare. Significa durare. Durare, come ha durato questo teatro, 30 anni. È quello che cambia. Questo sì. Quindi, in America Latina incontro questi gruppi e mi rendo conto che da un lato questi gruppi sono affascinati da loro in teatro e dall'altro lato lo rifiutano perché noi siamo stranieri, e se noi cominciamo a parlare di mestiere immediatamente lo vivono come una specie di imperialismo culturale. Quindi era impossibile, perché per loro erano alleati quelli che erano marxisti e non erano alleati quelli che dicevano che non sono direttamente marxista, oppure non volevano raccontare di essere marxisti per motivi loro. Quindi in America Latina non in teatro si visse questa stranissima esperienza, da un lato di rappresentare un momento di grande interesse, un'ispirazione. Tutto il teatro di strada che sorgerà poi in America Latina nasce da incontrando gli spettacoli di strada e non in teatro, tutto può leggere nell'Accademia tutto quello che racconta la storia del teatro contemporaneo in moltissimi paesi latinoamericani. E dopo il 76, quando l'Odi in teatro va per le strade e riesce a entrare in contatto con la popolazione normale, fra l'altro usando i baratti, che la gente, che questi gruppi politici che fanno spettacoli, che indicano l'ingiustizia, eccetera, ma dove il livello, direi, professionale, il livello tecnico è molto, molto approssimato, perché uno pensa che rivelare, indicare le ingiustizie sia sufficiente per cambiare l'opinione delle persone. E lì che sorge questa immagine di tante isole, e le isole non tengono contatto tra di loro. Questa è la caratteristica della nostra condizione: non siamo capaci di collaborare con altre persone, molto raramente siamo capaci non solo di stabilire un dialogo, ma anche saper creare alleanze che ci stimolino reciprocamente. Molto, molto raro. E era lo stesso con tutti questi gruppi che, pur volendo, avendo gli stessi obiettivi, non comunicavano tra di loro. E che invece per me è stato fondamentale, cioè io faccio teatro perché mi permette di incontrare
la diversità e saperla fare dialogare. Come saper far dialogare la diversità? Ma non perché credo che questo cambi qualcosa, perché sono un emigrante e con la mia diversità ho cercato di stabilire un dialogo che fosse pertinente per la sopravvivenza, per l'igiene mentale, il mio proprio igiene mentale, non perché voglio cambiare la società. Quindi le isole galleggianti affiorarono come un'immagine nel 76, subito dopo la prima tournée dell'Homme d'Action da Caracas in Venezuela, dove si strinsero delle amicizie molto, molto forti, molto. E l'UNESCO mi aveva incaricato di fare un colloquio sul teatro sperimentale, questo a Belgrado, nella cornice delle Nazioni, e a me il teatro sperimentale non avevo molti contatti col teatro sperimentale, né mi interessa il teatro sperimentale, devo confessarlo apertamente, a me non interessa la ricerca. Mi interessa molte altre cose, ma la ricerca lo spiegavo ieri all'università. Ricerca che cosa? Cerco di trovare delle situazioni che mi stimolano, soprattutto incontrare persone che mi stimolano. Allora nel lavoro con i miei attori, come stimolare queste persone che conosco benissimo, ormai da 20, 30, 40, 50 anni, come stimolarci reciprocamente per far sì che qualcosa di nuovo avvenga tra di noi. Questo è quello che a me interessa, per questo faccio teatro. E siccome devo fare questo, avevo accettato che se qualcuno ti dà anche poco denaro, tu devi subito accettarlo. Volevano un colloquio sul teatro sperimentale, perciò invito tutti i miei amici erano ovviamente di gruppi di teatro, per cui mi si sentiva, io ho sto poco di denaro, mi posso offrire un letto su un pavimento, chiesi agli organizzatori del festival, posso usare la scuola di teatro? Era estate, sì, mi dettero la scuola di teatro, siccome la direttrice del festival era la moglie di un viceministro, dico, signora Mira Trelovic, donna straordinaria, Mira, puoi chiedere al tuo marito di domandare all'esercito di portarci 100 materassi, li mettiamo per terra. E lei riuscì questo, e quindi tutte le persone che conoscevo dell'America Latina, dell'Europa, dei gruppi teatrali, li invitai e noi dalla mattina alla sera eravamo lì, dormivamo per terra e ci mostravamo reciprocamente quello che facevamo, il nostro training. È così che nasce il primo incontro di teatro di gruppi a Belgrado, dove io scrivo un testo, dovevo mandare poi un resoconto all'UNESCO, che si chiamava Terzo Teatro. Non è che fosse molto originale, cioè ho pensato, c'è un teatro tradizionale, c'è un teatro sperimentale e poi ci sono tutti questi cani sciolti che stanno facendo teatro e ognuno a modo suo, non vogliono andare alle scuole teatrali ufficiali, non vogliono seguire i modelli della sperimentazione o del teatro tradizionale, quindi lo chiamai Terzo Teatro, Isole Galleggianti, e questa immagine delle Isole Galleggianti è rimasta. Sì, una storia di 50 anni appunto, anzi più di 50 anni ormai, l'Ordine ha festeggiato i suoi 50 anni 5 anni fa, se non sbaglio. Sì. No, nel 2014. Ah, 7 anni fa, bene. Sì. Una storia, diciamo, che anche ti ha consentito di fare un attraversamento della cultura teatrale, ma direi della cultura tout court della seconda metà del Novecento. E il teatro è stato un veicolo, la famosa canoa di carta, diciamo, con cui hai attraversato i continenti, ma non soltanto i continenti fisici, perché in realtà il tuo teatro è stato anche un viaggio alla ricerca di un teatro vissuto come una nuova patria culturale, ecco, permettimi questa frase, così come lo è stato per tanti gruppi che ti hanno seguito, che ti hanno imitato, che per i quali hai rappresentato comunque 50 anni di storia che in qualche modo sono approdati in una sorta di consacrazione, permettimi questo termine, perché ad un certo punto questa storia è stata fissata
digitalizzata e i documenti originali, di cui voglio portarti a parlare di archivi, i documenti originali di questa storia sono conservati nella Biblioteca Reale di Copenaghen. Ecco, volevo chiederti, tu hai vissuto tutto questo, diciamo, la digitalizzazione della tua storia, dei documenti che l'hanno caratterizzata, che la documentano, che la testimoniano, l'hai vissuta come una consacrazione o piuttosto come la possibilità di poter continuare a significare, a parlare anche oltre, diciamo, la tua esperienza biografica e la tua carriera? A me, io non ho mai pensato negli archivi quando ho cominciato a fare teatro, però io ero il prodotto di un certo modo di pensare e di agire. C'è quello di mia madre. Mia madre diceva sempre: non devi buttare niente dopo la guerra. Per cui io non buttavo niente. Allora io scrivevo una lettera, non lo so. Ora, un'altra donna che ha avuto anche una grande importanza per gli archivi è stata mia moglie. Quando io ho cominciato a fare teatro e volevo dedicarmi completamente, mi sono sposato con una donna che mi ha mantenuto. Cioè, lei lavorava e mi dava la possibilità di fare teatro. Cioè, veramente è Giudy, mia moglie, che ha permesso a loro in teatro di sopravvivere i primi anni. Mia moglie aveva lavorato all'UNESCO, l'avevo incontrata appunto in famoso, in un altro incontro dell'UNESCO in Polonia, come segretaria e come interprete. E qualsiasi lettera che io scrivevo, lei era l'amministratrice, quella che io tenevo, si occupava di tutto. E lei mi insegnò a dire: ogni volta che scrivi una lettera, devi scriverla a macchina, naturalmente, su con copia bianca e azzurra, con carta velina bianca e azzurra. La bianca è quella che riguarda il soggetto, il tema che stai svolgendo, per esempio una tournée, la lettera al professore di questa università, e l'altra, l'azzurra, è cronologica e va in un altro faldone, per cui cronologicamente ci sono tutte la tua corrispondenza e anche un'altra parte dove la corrispondenza riguarda i singoli progetti. E questo è stato fatto in maniera automatica da noi, per cui noi eravamo, era ridicolo. Da un lato eravamo un piccolo gruppetto di dilettanti, però devo dire che il modo come la nostra corrispondenza era tenuta era all'altezza dell'UNESCO. E questa è rimasta come una tradizione, perché non c'è niente di... a Lodi, per cui per anni, per 30 anni abbiamo seguito tutto questo, e tutti questi faldoni, perché non si buttano, diceva mia madre, sono rimasti, hanno riempito tutto il teatro con grande nostra angoscia dei miei attori che avevano bisogno di spazio, dicevano: no, guai chi tocca i faldoni. Allora persino nel mio ufficio io tenevo tutta una serie di faldoni dappertutto, perché questi faldoni... Ma appunto perché non si butta niente, non perché pensassi che fosse un archivio, valesse qualcosa, per me l'archivio ancora lo ripeto, era quel posto stranissimo in una biblioteca dove la gente si mette i guanti e scompare. La cosa interessante è che alcune persone che hanno avuto una grande influenza su di me, come per esempio Nando Taviani, lui era uno che andava in questi posti, si metteva i guanti. Cioè, per lui, io mi sono reso conto che per Nando e per Cruciani, per il professor Savarese, per Fabrizio Cruciani, un altro grande storico, per Nicola Savarese, per Mirella Schino, per Franco Ruffini, tutti questi professori italiani che hanno, mi hanno enormemente aiutato e permesso di affinare, direi, il mio modo di pensare, con la loro esperienza storica acquisita negli archivi. Che quando io parlavo con Nando Taviani, lui mi citava documenti della Commedia dell'Arte che non ho mai aperto, né mi interesserebbe andare a scoprire in un archivio. Non ho mai messo piede in un archivio e non penso che lo metterò alla fine della mia vita. Però
Fernando ha significato moltissimo, e io mi rendo conto che quello, basta che una persona vada in un archivio, è capace poi di mettere in moto la testa di un tipo che vuole fare teatro. Quindi l'archivio all'Odin per anni e anni era tutto questo accumulo di materiali che noi non chiamavamo archivio, chiamavamo corrispondenze, cioè, fino a quando negli anni 90 c'era una tale che noi abbiamo bisogno di fare qualcosa, specialmente con gli audio, i video, perché negli anni 70 arriva sto video e Torger, uno dei nostri attori, comincia a filmare, e noi filmiamo, cominciamo da Olola in Sardegna, qui anche un poco a Carpignano, fece un film molto bello, addirittura Torger su Carpignano, un documento antropologico del Salento di quegli anni, quando c'era ancora il tabacco, quando c'era... E noi abbiamo decine e decine di carte, di casse di cartone piene di sti film, di sti video che Torger ha filmato in Sardegna, per esempio a Olorai, tutta, perché a quel tempo in Sardegna, al contrario di quello che avveniva nel Salento, c'era un enorme interesse per la propria cultura popolare, per le loro canzoni, per i loro canti, per le loro launetas. Quindi tutti questi materiali erano lì in casse dappertutto, e negli anni 90 non sapevamo più che fare, e abbiamo chiesto a una studentessa romana, Francesca Romana Rieti, che stava studiando per prendere un dottorato su Jean-Louis Barrault, teatro francese, se poteva venirci a dare una mano, ad aiutarci, e lei è venuta, e lei è stata, chiamavamo l'archivista, ma nessuno la considerava archivista, perché noi non avevamo un archivio, lei ha cercato di mettere un po' d'ordine in una stanza, è così che nasce l'archivio, che solamente nel 2040, nel 2002 diventa consapevolezza per me con un'esperienza personale. Io avevo un fratello, anche lui emigrante, che se ne andò in Asia e lavorò in Asia. Lui diventò direttore di alberghi dappertutto, da Tokyo a Okinawa, a Seoul, in Afghanistan, a Kabul, dappertutto. Però mio fratello era il vero intellettuale di famiglia. Lui era veramente quello che aveva talento di famiglia. Per cui lui leggeva, aveva centinaia, andava, comprava libri in turco, quando è stato in Turchia aveva imparato il turco, in inglese, in francese, e tutti questi libri lui li prendeva e li mandava a casa di mia madre, perché siccome viaggiava tutto il tempo non poteva avere questa biblioteca. Si sposò con una giapponese, poi ebbe il buon senso di morire giovane a 60 anni e lasciò alla moglie giapponese, che viveva a Roma, una parte di questa biblioteca. La casa di mia madre era impossibile visitarla perché era piena di libri di mio fratello, e la moglie, la giapponese, aveva non molti libri, penso un massimo 2000 libri. Questi 2000 libri la moglie non sa cosa farne e li butta. Io da un giorno all'altro, quando vado e chiedo cosa, dice no, ho ributtati perché ho cercato di venderli e non... A me mi è venuto un colpo. E io ho pensato, c'è stata una riflessione, perché anche io a casa mia avevo più di 10.000 libri. E allora ho pensato, adesso ormai comincio, ma tra poco muoio, e tutti questi libri, i miei figli, sono in polacco, in portoghese, in spagnolo, in italiano, in danese, in norvegese, e che faranno questi libri? Giustamente, poverà, ce li butteranno, mica se li portano a casa. Allora, come un disperato, ho cercato di trovare una soluzione a questi libri. E un giorno stranissimo, uno che ancora una volta all'università, gli hanno riso una docente dell'università, della facoltà di drammaturgia a Aarhus, sulla base
dei seminari, dei corsi che io ho fatto e soprattutto della pubblicazione di una rivista che io ho pubblicato dove parlavo molto di Eisenstein e della sua relazione con il teatro asiatico, specialmente il teatro Kabuki, lei decide di fare una tesi, di fare tutta una ricerca su Eisenstein e Meilan Fang, che è stato un grande attore di teatro cinese, dell'opera di cinese, che ha influenzato Brecht, da lì nasce tutto l'effetto di distanziamento, di alienazione di Brecht, Stanislavski, Meron, perché era conosciutissimo negli anni 30, fece delle tournée in Russia, e lei decide di studiare. Io con l'Odin Theatre mi trovo nel 2002 a Mosca a fare una tournée, c'è anche Jan Eriksson che mi dice Eugenio, vieni con me, ti presento a Natalia Valente, che è la nipote di Meyerhold, e la quale si è battuta tutta la sua vita per poter ritrovare, riprendere la casa, l'appartamento del nonno che era stato ucciso e torturato e ucciso, il nonno era un grande regista, e al tempo di Stalin, considerato un formalista, e fu torturato e ucciso nel 1940, e sua moglie, la polizia segreta, andò, la cecò e la uccise nel suo appartamento. La nipote si è battuta come una disperata fino agli anni 1990, dopo che cade il muro, quando la Unione Sovietica crolla, e ritrova la possibilità di ricostruire l'appartamento dove Meyerhold aveva vissuto, aveva incontrato Majakovskij, Shostakovich, tutta la grande, straordinaria fauna artistica dei primi anni della rivoluzione. Natalia Valente mi aveva mandato a Osnabrück tramite Jan Eriksson dei manifesti originali del nonno come ringraziamento per un libro che io avevo scritto insieme a Nicola Savarese, dove ci sono pagine intere dedicate a Meyerhold. Quindi quando io arrivai con l'Odin Theatre a Mosca, andai insieme a Jan Eriksson e a visitare lei. Durante questa visita, bevendo del tè, chiacchierando, a un certo punto mi staccai e chiesi a Jan, e dico: Jan, io ho un problema. Tu pensi che l'università Horus può prendere la mia biblioteca? Perché cercavo come un disperato dove piazzare tutti questi libri. E gli spiegai tutta la situazione che vi ho raccontato. E lei mi disse: guarda, io quello che faccio è di chiedere, non c'è mai stato all'università di Horus un caso che accogliesse una biblioteca di qualcuno, però io lo chiedo al rettore. Il rettore immediatamente accetta, però accetta in modo diverso. Mi chiama e mi dice: l'università di Horus mi aveva dato un dottorato honoris causa. Dice: guarda, con grande piacere accettiamo la tua biblioteca, però siccome l'università non può prendere la biblioteca, quello che noi facciamo è di trasformare l'Odin Theatre, dove l'università decentra una delle sue attività e la mette nell'Odin Theatre da Holstebro, per cui noi facciamo un centro e trova su che cosa. E allora con Jan Eriksson, appunto, pensavo che fosse me, ricordo qualcuno che mi chiamasse. Però Jan Eriksson propone, cioè, facciamo un centro, Center for Theatre Laboratory, un centro sugli studi sul teatro come laboratorio. È lei che propone, è l'università in più, il rettore
Dice, lì potete mettere tutti i libri di Giulio Barba. E più mi dà, per quel tempo, 600.000 corone per far partire il centro. E io dovevo fare un archivio. Quindi sono stato costretto a fare un archivio. Ed è lì che mi rivolgo a, di nuovo a Francesca Romana Rietti, che comincia, a un certo punto si presenta una vecchia amica con la quale ho collaborato per molti anni, ancora non molto, che mi dice: Lodi mi ha dato moltissimo a me, io voglio ricambiare. E voglio ricambiare dedicandomi a costruirmi i primi 50 anni dell'archivio. Questa professoressa si chiamava Mirella Schino e insieme a Francesca Romana Rietti e un'altra ragazza che aveva fatto la tesi su Lodi, che lavorava a Lodi in quel momento, Valentina Tibaldi, lavorano durante 7 anni con un team di giovani studiosi, dottorandi, eccetera, che venivano pagati e hanno lavorato per 7 anni per digitalizzare 50 anni. Anne, sei legge? Grazie. Cagliafò in buca Mirella Schino? Grazie. Poi Engels con italiensca. E ora, il lavoro di Mirella Schino, perché non è il problema di fare un archivio, non è solamente digitalizzare, è permettere alla persona che arriva dentro di orientarsi e capire tutta una serie di connessioni, dico perché la parola fondamentale è quella, di connessioni con la contestualità, il contesto locale. Se voi arrivate e leggete un nome, il povero disgraziato 40 anni dopo non sa chi è Goffredo Fofi. Ma chi di voi dei giovani conosce chi è Goffredo Fofi? Per cui se tu non spieghi chi è Goffredo Fofi, l'importanza che ha per la cultura alternativa, eccetera, eccetera, moltissime informazioni scompaiono. Per cui quello che fa, che è straordinario nel lavoro di questo team che ha messo su i 50 anni, i primi 50 anni di arte digitale, Mirella Schino per ore intere chiedeva: ma chi è questa persona? E ci faceva dare da me e dagli attori informazioni, per cui ogni faldone di questi famosi faldoni in bianco e azzurro di corrispondenza e tutto, lei ha messo una sua spiegazione di chi sono tutte le persone con le quali noi abbiamo corrispondenza. Cioè, un lavoro straordinario che apre a chi lo legge, a quelli molto interessanti, non solo la comprensione della ramificazione dei nostri contatti, ma anche come questi contatti operano a diversi livelli della cultura, che vanno da quello tecnico a quello dei gruppi di teatro, a quello del politico, a quello di una cultura giovanile, per esempio. Quindi tutto questo lavoro di incorniciare con informazioni i documenti che ci sono, vuol dire che permette a un sociologo, un antropologo che vuole studiare che cosa è successo nella cultura giovanile degli anni 70, gli archivi dell'Odi sono straordinari per questo tipo, perché ci sono decine e decine, centinaia di lettere di giovani che mi scrivono, che scrivono ai miei attori. Questo è il libro di Mirella Schino, che si chiama, è la versione inglese, non abbiamo più i buoni italiani. Date un'occhiata, ve lo passo, ve lo puoi passare in modo che... quindi questo è... Ora, se tu mi chiedi perché io ogni anno ho preso più di 100.000 euro dal progetto dell'Olin, perché io non ho avuto soldi dallo Stato per fare... Ma perché ho preso per superstizione? Non perché sentissi che avesse un valore,
confesso, però sapevo che qualcuno come Nando, qualcuno come Mirella, qualcuno come Franco, probabilmente un giorno forse sarebbero venuti e avrebbero scoperto qualcosa. Quando questo è avvenuto, quando è terminato, e quando io ho smesso di dirigere l'intero Nordis Teatro Laboratorium e ho cominciato a riflettere su questo archivio che è cresciuto accanto a me, l'ho voluto come ho voluto tante altre cose senza capirle, solamente facendo, dando fiducia alle persone che lo facevano, mi sono reso conto che questo archivio mi permetteva di fare una riflessione, cioè se io cominciavo a prendere questi materiali che esistevano, ti devo pregare un favore, correndo, Salvatore, puoi andare nel tuo ufficio e prendere il numero della rivista, del giornale di antropologia. Che ho cominciato a immaginare che era possibile andare e io stesso cominciare a studiare e rielaborare tutte queste informazioni in un altro modo, contestualizzandole non in categorie del passato, ma in categorie del presente e soprattutto rivolto a quello che per me è diventata la parte più interessante, direi, della mia conoscenza. Cioè, io ho sempre dovuto lottare da giovane per apprendere e come aiutare i giovani che vogliono apprendere, solo quelli che vogliono apprendere, non tutti, non i giovani in generale, quando dice, i giovani devono... No, non è vero, ma i giovani che vogliono apprendere, come li posso aiutare? Allora è lì che questi, chiamiamoli archivi, diventano importanti perché mi permettono di fare anche questo tipo di operazione, cioè di aprire, fare una rivista di antropologia teatrale dove tutti i documenti sull'antropologia teatrale conservati lì ritornano, riaffiorano, vengono messi in un contesto e acquistano oggi, perché le leggi non sono un valore storico, ma un valore di come oggi affrontare una discussione o una riflessione pratica e teorica su quello che l'antropologia teatrale presenta, cioè quali sono i principi tecnici della presenza dell'attore? Perché un attore, quando lo troviamo sulla scena, un attore ci convince o un altro attore non ci convince? È solamente a causa del talento? Allora, se è il talento, perché non li mandiamo a scuola? Se è il talento, basterebbe il talento. Perché li mandiamo in una scuola teatrale? E cosa apprendono in una scuola teatrale? La scuola teatrale non apprendono il talento, apprendono a essere presenti, come saper usare il proprio corpo e la propria voce in un altro modo, in modo da tenere, stimolare la percezione dello spettatore. Allora, quali sono i principi di questo apprendistato? Allora, qui vedete, mi sono messo al lavoro con tutti questi filmati e ho fatto 10 film che per me sono fondamentali per trasmettere e soprattutto distribuire gratuitamente a chi vuole, chi cerca conoscenza. Allora, in questo senso, solamente dopo 50 anni mi sono reso conto che un archivio ha importanza. Non è che dall'inizio io pensavo a questo archivio, appunto mia madre mi ha detto non butta niente. Perché poi mia madre mi ha insegnato a fare in questo modo, l'ho fatto. E così è andato questo archivio. Sì, la tua storia ci insegna una cosa sostanzialmente, che l'archivio non è soltanto la capacità o la necessità di conservare le cose, perché finché non c'è stata la consapevolezza di questi documenti conservati, quell'archivio era dormiente, per così dire. Ha assunto l'importanza che ha assunto quando tu sei diventato consapevole di che cosa c'era in quell'archivio e di quanto questo archivio potesse continuare a produrre cultura, a produrre conoscenza. E questa, secondo me, è la vera differenza tra l'archivio dormiente e l'archivio vivente.
Tu parli spesso di archivio vivente. Io credo che l'archivio è vivente quando è fruibile, quando è possibile, diciamo, che gli studiosi, che gli appassionati accedano a quell'archivio, ci mettano le mani e possano continuare a farlo significare e a produrre cultura per sé e per gli altri. L'archivio è vivente quando tu incontri persone come lei che pensa che è fondamentale far parlare quell'archivio. Perché se non c'è quella persona, esattamente come per Mirella Schino era importante far parlare quel documento, come per Francesca, cioè, se tu non hai una persona che veramente brucia di entusiasmo e trasforma quei pezzi di carta vecchi in un valore che contagia gli altri. Cioè, per questo è vivente, perché ci sono delle persone che contagiano altre persone trasmettendo, guidandoli nella conoscenza di questi documenti. Tutti gli studiosi con cui ho parlato e chiedevo: ma che te la fare in quegli archivi? Tutti gli indicano l'importanza che hanno avuto gli archivisti nell'indicare determinate cose. E mi ricordo che Grottoschi diceva sempre: io sono stato fortunato perché quando ero ancora alla scuola teatrale mi sono fatta amica l'archivista della biblioteca, e grazie a lei mi ha mostrato le copie censurate dei libri di Merkel, per cui ho potuto leggere i libri di Merkel che negli archivi erano messi tra i proibiti. Quindi persone come lei o persone come quelle che tengono in vita, perché ancora una volta, perché questo teatro è diverso? Perché è un teatro che affronta i diversi aspetti culturali che un teatro può avere e che vanno e per gli spettacoli, ma anche alla conservazione e alla rivitalizzazione di questi documenti storici, per non parlare poi della didattica, per non parlare del lavoro nella città, eccetera. Perché è evidente che Corea non poteva non pensare a un archivio, perché è fondamentale, ma non solo l'archivio di per sé, ma anche trovare la persona che veramente bruci, arda per questo, che è una missione. Mi hai fatto ricordare prima, quando hai citato Savarese, Cruciani, Taviani, eccetera, di come in fondo ciò che resta oggi di quella esperienza, diciamo, di ricerca, insomma, il contributo che hanno dato all'Università del Salento e a questa terra più in generale, sia proprio una biblioteca. I giovani non possono saperlo, ma proprio a quegli anni risale la decisione dell'Università di Lecce, allora, di acquistare un fondo straordinario, che è un fondo librario straordinario, che è la biblioteca di Silvio D'Amico, è la biblioteca che Silvio D'Amico ha utilizzato per scrivere l'Enciclopedia dello Spettacolo, per capirci. È un patrimonio inestimabile. Lo cito perché proprio grazie ad una collaborazione con... tra l'altro quella biblioteca fu catalogata proprio da Nicola Savarese, c'è una pubblicazione bellissima grazie ad una collaborazione con la biblioteca di Brindisi, e poi per molti anni non è stato più possibile accedere alla biblioteca, e oggi grazie ad una collaborazione tra il Polo Biomuseale e l'Università del Salento questa biblioteca tornerà a vivere, e tornerà a vivere proprio negli spazi del convitto Palmieri. Così, questa tra parentesi, per dire quanto importante, diciamo, siano le biblioteche e di come il contributo che questi studiosi, che capivano l'importanza delle biblioteche, hanno lasciato, l'eredità, diciamo così, che hanno lasciato, appunto, sono quei 6.000 volumi del fondo D'Amico, che per chi vuole, diciamo, continuare gli studi di storia del teatro, di storia dello spettacolo, della musica, eccetera, è un patrimonio
inestimabile, che sarà presto fruibile, appunto. Torniamo all'Odin, torniamo a te. Io mi immagino e ti chiedo, volevo dire che questo è un incontro aperto, quindi se ci sono domande da parte del pubblico sono assolutamente gradite, quindi anzi vi chiedo di intervenire, insomma. Ma la domanda che volevo fare è, per uno studioso che mette... intanto non ci hai raccontato com'è che l'archivio finisce però nella biblioteca reale Danimarca. Con Mirella, con Francesca e con Valentina, molto spesso ci siamo domandati quale dovrebbe essere il posto dove questo archivio deve andare a finire. Perché noi non sappiamo se l'Odin Theatre, così come era pensata a quei tempi, avrebbe continuato o no. Io già pensavo di ritirarmi, di smettere, e già noi abbiamo fatto testamento, io ho fatto testamento che quando noi non facciamo più teatro, il nome dell'Odin Theatre deve sparire, nessun altro può usarlo, solamente noi che l'abbiamo, cioè, abbiamo coltivato la terra, cioè quei 10-12 attori che sono rimasti con me per 30, 40, 50 anni. E Mirella aveva trovato anche una fondazione in Italia, che è la Fondazione Gramsci. A me faceva piacere andare a finire la Fondazione Gramsci, però avevo una grande, come dire, remora, perché io debbo alla Danimarca e ai politici di Holstebro il mio teatro, senza il loro appoggio non avremmo. Per cui mi rodevo come posso trovare la soluzione, e la soluzione era veramente unica, straordinaria, quella di andare a finire nella biblioteca reale, che non prende normalmente archivi, solamente di... E la direttrice della sezione teatro era una che aveva una stima dell'Odin Theatre, per caso parlando, diceva: scherzi, lo prendo volentieri tutto il vostro archivio. E così che andò a finire alla scuola. Ma è evidente che il luogo dove tu metti, piazzi il tuo archivio, diventa fondamentale poi anche per la vita futura. Bene, io, se non ci sono domande da parte del pubblico, farei un'ultima domanda a Eugenio. Allora, se mi interessa sapere, Eugenio, se uno studioso oggi mette le mani in quell'archivio, tra quei documenti, diciamo così, quanto Salento ci trova? Quanto trova della tua terra in quei documenti? Se quello studioso conosce un poco del Salento, trova moltissimo, non solamente nei documenti scritto Salento, Carpignano, Nando Taviani, Università di Lecce, Coreia, perché sono io, quanti anni sono? 25 anni, 30 anni da quando si è stati fondati, che Coreia ha accolto, o alcuni degli attori dei loro progetti o di teatro. Veramente per me Lecce la considero come una seconda città. Che l'Odine è come un teatro cittadino di Lecce, perché grazie a Coreia noi siamo venuti, ogni spettacolo che abbiamo fatto è venuto qui. Quindi troverebbe molto, sarebbe, se conoscesse bene, se avesse conoscenza della Gallipoli che esisteva nel 1943, allora direbbe, è strapieno di Salento, perché indubbiamente gli anni passati, nella mia infanzia, a Gallipoli, dal 43 al 51, quando sono andato alla scuola militare della Nunziatella dopo, hanno veramente marcato il mio immaginario, la mia... il mio modo di
di vivere il vento, i venti, la tramontana, lo sciroppo, i calibri sono terribili quando uno non ha riscaldamento a casa. Finiamo così. Grazie.